Oh, perfetto, proprio adesso sta arrivando la notte, quindi non dovremmo neanche aspettare. Ah, ma sei tu che stai sparando? È John che sta sparando, si sta allenando. Ma no, è Sean che sta sparando. Che succede, Sean? Stai provando il quick draw? Ma stai un po' facendo cagare. Per fortuna quello non è il tuo lavoro. Povero. Ma lo stai bullizzando, dai, non farò l'arrabbiare. No, non sei bravo neanche a sparare. Che te ne frega, inglese? Tu non hai tempo per me. E ti trovi i lavori, ma poi tu ti copi con un altro. Ah! Vedi, il tuo Sean si perde tutto. Forse non vuole beccarmi la pallottola. Non fai ridere neanche i polli, Arthur Morgan. Dai, lo stai facendo arrabbiare. Oddio! Ci mette poco ad arrabbiarsi. Lo dovevi umiliare in questo modo, poveretto. Povero bimbo. Lasciatemi fare il colpo con te. Fare il finto tonto, non è da te. No, no, tu sul colpo no, ma sembri proprio uno dal grilletto fascio che sco farà scoppiare il peggiore dei casini. No, 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 no. No, 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 no. A te non ti voglio. No, no, se devo scegliere a te non ti voglio. Non ce l'ho con te, semplicemente sei stupido, non sei in grado. Minacciato da te? Il mio vigore giovanile ti intimorisce. Ma dove? Ma torna a dormire, ragazzo, dai. Torna a sparare le bottiglie, che è meglio. Ti do delle pallottole così stai una mezz'oretta e non rompi le scatole. Ok. E chi sei? Sono il futuro. Ah, lui è il futuro. Buona fortuna. Ah, dobbiamo comunque aspettare la notte? È già notte, Frank. E tu non dovevi. Cioè, ma poi come non fanno ad come facevano ad addormentarsi in quella posizione, porca miseria? Io già da sdraiato ho problemi ad addormentarmi, figurati loro. Cioè, dovevi essere proprio stanco morto per addormentarti così. Vieni a prendere a parte il colpo. No. Vedete? Certo come sta parlando questo qui dal grilletto faccio, farà scoppiare un casino, Sean. O sono pronto a scommetterci quel che volete che farà scoppiare un casino. Volente o nolente. Perché sicuramente, anche se è un treno comunque tranquillo con persone ricche, avrà comunque delle guardie del corpo. Saranno comunque delle guardie, li difenderanno. Secondo me o sparerà qualcuno e farà incazzare tutti. Oppure si farà prendere ostaggio dalle guardie. Noi dovremmo salvarlo. Comunque sento che Sean sarà un problema. Oddio. Ok. Ma stai zitto, io vado veloce quanto mi pare e piace. Si fermeranno appena lo vedranno sui binari, ne sei sicuro? A quanto pare prenderà una nuova squadra di guardie. Come fai a sapere queste cose? Ah, allora sì, ci saranno le guardie, quindi. Sì, che ce la fanno i cavalli. Sparisco per un paio di settimane e tu mi escludi? Ma no, anche se non fossi sparito ti avrei escluso. Lo escludiamo solo quando serve usare il cervello. Questa è una bella battuta. Sei finto malato per non fare un cazzo che arrezzarti quella nuova cicatrice come se volessi portarti a letto. Quindi Sean mi sa che Sean vuole beccarsi proprio delle pallottole. Ma non dalle guardie. Dalla squadra. Vado sulle rotaie perché tanto devo mettere. Oh no, c'è il ponte, ci sto. Riesco a passarci? Sì, secondo me riesco. Perfetto. Tanto sono queste le rotaie sul quale lo dovrò mettere. Oh sì, eccolo qua. Eccolo. La nostra destinazione. Ragazzi, voglio dire, siete sicurissimi che si fermerà? Voglio dire, è buio. Ok, se legate i cavalli almeno. Se non si fermeranno non moriranno. Poi in curva. Ma siete sicurissimi che si fermerà? Io ho l'impressione che non si fermerà il treno. Lo dovremmo seguire a cavallo. Io ho proprio l'impressione che non si fermerà. Io vedrò di farlo rallentare. Ok, le rotaie stanno tremando e sta arrivando. In curva. Eppure di notte. Io dico che non si ferma il treno. Sono sicuro che non si fermerà.
No, Arthur. Arthur, salta giù. Salterà giù come dare l'esplosione, ne sono sicurissimo. Il treno non si fermerà. In curva ed è buio, non può vederlo. Non può vederlo. Il macchinista non vedrà la cisterna. Ok, c'è pure la musica brutta. Questi si stanno preparando. Non credo proprio. Preparate i cavalli, fidatevi di me. Oddio. Potevi ricaricarlo finora il fucile, Charles. Non si fermerà. No, Arthur, salta giù. Arthur! Ah, si è fermato. Ammazza che frenata. Che frenata. Vai il bravo, ragazzo. Vai il bravo. Oddio, poveretto. Ok, quello. Ah no, è il mio. Fermo. Oh. Anche questo è svenuto. No, non li uccidiamo, poveretti. Lasciateli stare. Oddio. Mi verrà il torcicollo, caro. Devo salire sul treno. Guardie. Oh. Oh. Ah, sei tu che hai sparato. Oh mio Dio, ma poveretto. Questo mangerà con una canuccia per il resto della sua vita dopo questa botta. Fate i bravi e nessuno si farà mai. Rapina. Dammi tutto. Mi ha lasciato così, gli spiccioli. Io sono un picciolo. Oh no, no, l'onore. No, no, non lo faccio più, mi scusi. Riprenda la sua roba. Non volevo, non volevo. Non ho niente. Dai. Devo picchiarlo? No, dai, non davanti alla tua donna. Non essere stupido. Oddio. Vuoi farti davvero picchiare davanti alla tua donna? Ecco, fallo ragionare. Dai, quella cicatrice ti farà più macio. No, non parlare. Non parlare, signorina. Devo picchiare pure lui. Mi indichi chi devo picchiare, John. Dai, dammi i soldi, se non ti faccio volare le basette. Forza. Tua moglie si prenderà cura di te adesso che sei ferito. Coraggio, ti sei guadagnato un'infermierina. Ti sei guadagnato, quindi dovresti ringraziarmi. Fate i bravi, signori. Forza, soldi. Ah, un duro? Ah, nonnino. Mi sento male a picchiarli. Ma almeno tu non hai una signora comunque che vedrà la tua figuraccia. Brava Jen, brava signora. Dai soldi, dai soldi. Come? Il tuo atteggiamento non mi piace, ragazzo. Questo lo offre la casa. Dai tutto quello che hai, sennò ti faccio volare la testa. Ecco, ti conviene. Forza, $291. Dai John, prosegui. Prossimo vagone. Fate i bravi, eh. Ma scusami, ma abbiamo fatto un colpo per $300? Sei sicuro che ne sia valsa la pena? Fate i bravi, ragazzi. Ok. Oh, il vagone bagagli. Alla grande. Andiamo, andiamo, andiamo. Finora dovreste aver già controllato 4 volte il vagone bagagli. Oddio, poverino. Aspetta, no, sposta la testa, Sean. Ciao, bello. Ah. Oh. Non gli è neanche volato il cappello. Cioè, gli è rimasto attaccato con la pallottola, alla grande. Tutto bene? Oh! Oh, ce n'è un altro. Ancora uno. Proviamo. Adesso comunque, da quel che vedo... Ok, adesso è il colpo singolo. Prima invece tenere e sparava a cazzo. Proprio stupido sei. Allora? Vabbè. Oh! Stavolta io guardo e tu mi copri. Sarà meglio, cretino. Prendiamo tutto, va? Cosa ci sarà in questo armadietto? Ho quella scatoletta, sembra... Orologi di tasca, orecchini d'argento. La grande. 301. Qui, c'è qualcosa? Oh, c'è qualcosa. Mobile. Cerca, cerca. Prendi pure l'arco. Oh, denaro. Mazzetta di banconote, mi piace. $12? Ok. Ok. Baule. Non salire sul baule, apri il baule. Cosa c'è qua dentro? Sacchetto di gioielli. Collana di platino. Dai zitto. Ancora un armadietto da controllare. L'orologio di platino è quello che vale $12. Quindi diciamo che è abbastanza costoso. Dai zitto. Zitto, non ho ancora finito. Oh, un'altra. Oh, un'altra mazzetta. Mi piace. Mi piace, mi piace. Orecchino di platino. Abbiamo un problema. Oh. Sono arrivati 2 poliziotti. Sembrano 2 uomini di legge. Il cappello bianco dice tutto. Scendete dal treno, capito? Mm. Ragazzi, ma siete... infatti, siete solo in 2. Cioè, noi abbiamo niente da perdere. Quindi vi conviene andarvene. Dai. Non credo proprio che se ne andranno. Non credo proprio. Ah.
Ecco, Arthur, sei un po' mandata, mi sa. Non sono solo due. Dobbiamo ucciderli? Ah, oh, cacchio. Ti sparo le lanterne? No, aspetta, aspetta. Oh, lo sapevo! Oddio. Ok. Ragazzi, mi stanno arrivando ancora. Oh, ma quanti sono? Sai cosa? Usiamo la vulcano. Ancora vivo questo. Oh! Ah, sto per beccare in testa. Ok. Vabbè, mi ho fatto volare il cappello pure a questo. Ma sono un assassino di cappelli ultimamente. Ah, sta arrivando da dietro. Adesso l'ho visto sul radar. No, devo uccidere almeno questo. Oddio, non riesco a beccarlo. Almeno questo qui che sta qua. Così abbiamo le spalle coperte, perfetto. Aspetta. Ah. Ok. Povero come sta gridando. Ok, quello la tempia. Morto. Perfetto. Dobbiamo andarcene? Andiamocene. Via, 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 via. Forza, cavalluccio. Forza. Scappiamo. Cavallo. 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 Mannaggia te, stupido cavallo. Sfugge la legge? Ok, nessun problema. Oh no, 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 ho sbagliato la direzione. Oddio. Ho sbagliato direzione. Mi hanno ucciso il cavallo. Mi hanno ucciso il cavallo. Cosa? Chi è morto? Ah, il tuo cavallo è morto. Come ho detto, mi hanno ucciso il cavallo. Potevo rubarne un altro comunque, non rompere le scatole, dai. Mi hanno ucciso il cavallo. Ne rubo un altro, risolviamo, no? Poi ho il revitalizzante, cosa mi rompi le scatole? Oh, questa non l'ho controllata. Ah, non la posso neanche aprire. Forza, cavallo, magari stavolta sia un po' più sveglio. Ok, direzione opposta. Almeno sappiamo da dove arrivano. Almeno adesso sappiamo da dove arrivano. Andiamo di qua. Ho voglia di commettere qualche omicidio, solo perché mi hanno fatto fallire la missione. Quindi sì, facciamoci inseguire. Dove siete? Dove siete, ragazzi? Fatemi vedere. Sapete cosa? Per voi utilizzerò pure le pallottole veloci. Ok, a posto. Facciamoci seguire, facciamoci seguire almeno in campo aperto. Adesso li facciamo fuori, così non ci seguirà più nessuno. Salta. Ok. Adesso che abbiamo una bella visuale. Oh no, ne stanno arrivando ancora di più. Sono nemici quelli? Ma questo è il nostro? No! Allora perché non mi hai fatto sparare? Deficiente. Chi altro? Ok, quello è morto. Voglio uccidere qualcuno. Voglio uccidere delle persone. Oddio mio, sul muso proprio. Ancora vivo. Ok, non più. Non più, ci ha pensato qualcun altro. Ok, prossimo. Altro cappello volato. Ok, morto. No, non riesco a girarmi bene. Oh, poveretto. Come? Cioè, voglio dire, ce l'ha in faccia il mirino. Quattro colpi per beccarlo. Ok, ah ok, uccidendo delle persone sto lasciando delle tracce. Ho capito, quindi devo uscire semplicemente dalla zona rossa senza uccidere nessuno. Ho capito. Corri, cavallo. Ah, è stanco. Ecco perché non corre. È stanco, forse è ferito. Non ce la fa più. Il mio cavallo non ce la fa più, ragazzi. Dobbiamo aspettare. Devo dargli una galletta di riso, di avena, qualcosa. Ancora che ci sta seguendo questo. Aspettate. Ok, problema risolto. Facciamo fuori anche l'altro? No dai, l'altro si è fermato. E sta aspettando i rinforzi. Meglio così, meglio così. Andiamoci, dai cavallo, che ce la puoi fare. Dai boy, dai boy. Così il Dead Eye mi piace molto di più. Ancora che ci sei questo deficiente? Ok. Gli ho fatto volare. No, è morto, è morto, è morto, è morto. No, ancora vivo, gli ho fatto volare il cappello. Oddio mio, scomodissima. Comunque ho finito l'involucro lì. Dov'è? Dov'è che non lo vedo? È lì. Sicuro? Non farlo? Ho avvertito. E ho avvertito, eh. Ah no, bastava ucciderli. Allora sì, li devo per forza uccidere. Wow!
Ma più o meno. Non ne valsa la pena, secondo me. $300. Tutto sto casino. Abbiamo ucciso cosa? 15 uomini della legge? Tu ti sei beccato un bernoccolo? Io il cavallo stanco? Comunque è strano, sono arrivati davvero in fretta. Ah, qualcuno l'ha portato fuori almeno. La legge è arrivata subito. Infatti. Sono arrivati troppo in fretta. E poi era notte, non avevano motivo. Capisco che fosse una pattuglia, ma una pattuglia sarebbe stata di 3 persone. Non hanno la radio per chiamare tutti i rinforzi. Poi c'erano almeno 20 uomini della legge. Davvero strano. Secondo me era una trappola. Specialmente ora che i Pinkerton sono le nostre calcagne. I Pinkerton ci stanno seguendo e comunque hanno previsto questo call. Guadagno totale $1500, quota della banda 750. La tua quota 187, solo! Solo! Cioè, diviso per 4 non fa quello, bugiardo. 1500 diviso 4 non fa 187, no! Assolutamente no. $475, punto. Io volevo $375. No, il mio cavallo non ce la fa più, gli devo dare una galletta di riso.